Buonasera. Ci tocca. Buonasera. Questo è il mio Juventus Monaco, come potete vedere, una coda chilometrica. Quanto si vede là? Tanto, abbastanza. Avevamo i biglietti, li aveva trovati lui, in tribuna. Veramente. In tribuna con Agnelli. Può essere successo veramente. È 4 ore che siamo. Cioè, abbiamo superato il primo incidente facendo giri del mondo e li abbiamo scampato. Ne abbiamo trovato uno a 3 minuti da noi e siamo fermi da 2 ore. Due? Diavolo di incidenti e siamo fermi qua. Mentre adesso dovevamo essere. Sì, sono le 8:15. Sono le 8:15 e. Lui è il nostro Agnelli. E guarda, abbiamo beccato. È già tanto riuscire a trovare una pizzeria in cui guardare le prospettive, no? L'aspettativa di vita si stanno abbassando continuamente, ragazzi. Che schifo, beh, almeno c'è il tramonto, è bello, eh. Una bella inquadratura. Non riusciamo neanche a sentirla per radio. Neanche quello, si rompe la radio. Neanche quello. Si rompe la radio, mi impicco, giuro. Malissimo. Cioè, ma guarda che roba. Questa è la situazione. È fuori gioco, eh? No. Palo di Mbappé. E noi siamo in macchina con la coda, con la pila, la guardiamo da un telefono. Cioè, io non ho parole, ragazzi. Non è possibile. Adesso brucio anche il telefono di Fede. Vai, guarda lì che. Cioè, ragazzi, irraccontabile. No, non ci credo. Dani Alves, ragazzi al volo, così, la piazza così, noi la stiamo guardando in questo però modo. Ragazzi, guardate anche la situazione, cioè. Vi facciamo pena, un pochino pena vi facciamo, un mi piace al video, lo potete lasciare dopo. Oh, raga, ma che gol ha fatto Dani Alves? No, ma voi non lo sapete, ma io fino tipo l'altro giorno lo criticavo Dani Alves perché non mi piaceva dopo troppo. Dopo stasera? No, vabbè, cioè, lo amo, compriamo la maglia di Dani Alves. Sarai anche un pochino influenzato dal fatto che la stiamo guardando da un bello posto però incredibile. Faccio vedere un po' la location. Vai. Incredibile? Incredibile? Sì? Le macchine ci suonano? Ciao! L'ho detto io! 2-0! Juve in finale di Champions League! Intanto noi siamo qua. Collaborazione tra le macchine, informazioni varie. Ma infatti abbiamo fatto una famiglia, cioè abbiamo fatto un gruppo su WhatsApp, siamo tutti qua. Ho fame, ti mangio la macchina, Michael. Cardiff. Due biglietti per piacere. Dai, dateci 2 biglietti per Cardiff dopo questa. Vado a pisciare un c***o di secondo e si muovono. Ci si muove. No, ma ragazzi, ma stavo andando a pisciare, non ho pisciato per 4 ore. Adesso si è mosso. E si sono mossi nel momento in cui ho iniziato a urinare. Ma infatti dovevi farlo prima. Ma cosa? Quando ho visto partire ho chiamato. Non ho parole, ragazzi. E adesso via in pizzeria che ho fame. Dammi la pizza. Ne mangio due, ne mangio un calzone. Cosa fa sto qua? Sta lì. Secondo me adesso qualcuno viene trullato. Ecco, ci siamo già rifermati. Ora che vediamo. Adesso partiamo pian piano. Io in tanti anni di autista non mi è mai capitato di partire da Modena alle 4, siamo partiti 4:30, 4:20, 4:00 siamo arrivati alle 10:15 a Piacenza e stiamo guardando la partita su uno schermo. E dovremmo essere allo Juventus Stadium. E dovremmo essere a Torino. Almeno 2-1. È finita. Cardiff. Arriviamo fino alla Champions. Oh, allora, non saremo arrivati allo stadio, però adesso finale di Champions e ci mangiamo qualcosa. Si va a Cardiff. No, c'è a piedi. Io sono disposto a nuotare dalla Francia fino a Torino. Torino era lontano, ma Cardiff non più di tanto. È più vicino Cardiff, non mi pare. Comunque finale di Champions, la partita si è riuscita a vederla tutta tra cellulare, tra TV qua e adesso 10 minuti finali qua. Va bene così, dai. Siamo riusciti anche a mangiare. Se adesso mi arriva la pizza, la serata perfetta, non c'era niente di più bello. Allora, è impossibile trovare qualcosa di più bello. Sto tornando, me volevi, ma no, perché dopo il video mi va nella modalità senza restrizioni ed è un casino. Quindi non dirò la parolaccia magica. Sto comunque tornando, non sono in autostrada, non sto facendo i 130 come noi li abbiamo fatti oggi per andare a Torino, perché mannaggia, due incidenti ragazzi è roba che non succede mica tutti i giorni, come non succede tutti i giorni di essere a maggio alle 2:30 di notte ancora in strada, addirittura col piumino pesante come se fosse inverno. Comunque la Juventus è arrivata in finale di UEFA Champions League il 3 giugno a Cardiff, ci sarà la finalissima e io dopo aver visto quella di Berlino
ovviamente è andata male, malissimo. Mi sono fatto un viaggio di ritorno che non auguro a nessuno mai più nella vita. Non so e non credo di riuscire ad andare a Cardiff. Fede ha già detto che proverà a sentire in qualche modo di buttarci dentro. Incrociamo le dita. Quello che conta comunque, per quello che mi riguarda in questo momento, non è tanto vederla, non è tanto partecipare, anche se sì, mi piacerebbe tanto, quanto che la Juve finalmente riesca a tirar su questa dannata Champions. Stanotte, stasera, ormai mi tocca dire, ci sarà il ritorno tra Atletico Madrid e Real Madrid. Il Real ha già ipotecato il biglietto per la finale con il 3-0 dell'andata. Devo dire che la Juve ha giocato veramente molto bene, sia col Barcellona andata e ritorno, sia col Monaco andata e ritorno. La Juve non prende gol questa sera, l'ha preso per una disattenzione, ma sai, eri sul 4-0, sapevi ormai di essere già passato, ci può anche stare. Però ragazzi, lì con la testa, perché adesso ci si gioca tutto, il campionato domenica, l'Olimpico di Roma, sempre l'Olimpico di Roma il 17 di maggio, la finale di Coppa Italia contro la Lazio e poi il 3 giugno si va a Cardiff. E che sia Blancos o che sia Atletico, non ce ne frega niente. Finalmente dobbiamo riuscirci. È il 2017, come sapete benissimo, il 17 è il mio numero da calcio. Coincidenze? Io non credo.